molto particolare, ma probabilmente perché cade in un periodo storico particolare. Siamo in piena pandemia, in una grossa crisi sanitaria. Nonostante tutto, però, questa sartiglia non si farà come appunto come intesa come sortilla, cioè come una gara, una corsa all'anello dove appunto si sfida e si cerca la sorte. Però è anche vero che quel gesto apotropaico che comunque regna eticamente nella nostra terra, doverosamente ci spinge a fare comunque un qualcosa, quel qualcosa che comunque è all'interno della sartiglia di religioso, ovvero benedizione, vestizione, nomina e così via, insomma. Queste sono, diciamo così, le prime tre fasi principali. Ora, quello che avverrà sicuramente ancora non si sa, anche se i tempi sono stretti, ma forse è ancora troppo presto capirlo, anche perché ci sono, come sapete, una serie di restrizioni di carattere appunto sanitario e così via. Però sicuramente la colgo con molta gioia, con molto entusiasmo, ma con un senso di responsabilità, proprio perché è un momento particolare, come dicevo prima, è un passaggio tra quello che è stato il passato della Sartiglia, il presente che era comunque il 2020, quindi non tanto lontano, e quello che purtroppo è il 2021, che sarà un anno di Sartiglia, ma senza Sartiglia. E quindi un passaggio poi per quello che sarà il futuro. Quindi augurandoci che nel 2022 tutto sia a posto e che si ritorni a quella che è la nostra normalità, con i colori, i profumi, gli odori, forse anche delle zippole, dei fatti fritti, i coriandoli, stelle filanti, la stessa sabbia. Ieri sera, mentre andavo in gremio, quando ho ricevuto poi l'invito dal maiorale Antonello, passavo verso via Mazzini, quindi andando verso la sede del gremio, ho visto che non c'erano le transenne. Questo era un periodo in cui le transenne in legno comunque c'erano già. Probabilmente davano fastidio a qualcuno, creavano insomma dei disguidi per la città di Oristano. Ma poi ho pensato, era comunque Sartiglia e soprattutto era economia, perché sì, è vero, creano tanti disagi, ma poi creano tanti anche dei benefici insomma per la città. Purtroppo questo quest'anno appunto non ci sarà, quindi diciamo che dobbiamo un po' pazientare. La Sartiglia fra una settimana o quello che sarà la Sartiglia sarà finita. E quindi avremo comunque modo di concentrarci nuovamente per quella del 2022. Devo dire che però bene hanno fatto i gremi, entrambi, comunque a cercare di fare almeno una nomina, affinché ci sia appunto questo passaggio, come ti dicevo prima, tra quello che era il passato, quello che sarà il presente, poi il futuro, insomma. Hai voluto nominare anche su Segundo e su Derzu Attilio Balduzzi e Livio Urri. È un segnale. Oh, oddio, non è un segnale, diciamo che era un qualcosa forse già di scritto. Attilio per qualche anno aveva deciso appunto di smettere per vari problemi. Livio, quando dovevamo correre assieme, aveva avuto un problemino alla spalla. Questo ha fatto sì appunto che per qualche anno, insomma, ognuno ha preso la sua strada. Però ci eravamo comunque ripromessi di riprendere comunque assieme. Quest'anno doveva essere l'anno in cui probabilmente potevamo riuscire a fare qualcosa. La Sartiglia non si fa come dovrebbe essere fatta, però comunque abbiamo deciso di consolidare comunque un gruppetto per i prossimi anni, per finire un po' tra anziani, in vecchiaia, questi ultimi anni che ci restano insomma di Sartiglia, ecco. In vista di martedì, comunque, non si sa mai, insomma, essendo tu grande uomo di cavalli, il cavallo è pronto. Ah, diciamo che i cavalli da noi sono sempre pronti, non abbiamo difficoltà per quanto riguarda i cavalli, ma penso che quest'anno, per quanto riguarda l'uscita del cavallo, sarà sicuramente molto molto difficile, insomma, i tempi sono veramente stretti. Però, insomma, state pensando col presidente di fare qualcosa? In forma molto intima se ne è parlato, per No, quello col che potete dire. presidente ci siamo solamente lasciati col fatto che la nomina comunque deve essere fatta e per questo si deve continuare avanti nel tempo. Per tutto il resto non credo ci siano possibilità, per il semplice motivo che il diniego è stato comunque assoluto da parte delle autorità competenti per via appunto dei problemi sanitari e degli assembramenti, quindi sarà tutto un po' difficile. Poi i gremi chiaramente da parte loro potranno comunque valutare qualsiasi tipo di attività che eventualmente può essere svolta in campo privato o in ambito privato, insomma. Questo è una loro prerogativa, è comunque una cosa che sceglieranno poi loro. Va bene, a tu usano meglio su web. Deo bolla, con saluti.